lo storico Campo Roma e lo sguardo attento della Basilica di San Giovanni fanno da scenario ad una delle finali giovanili più attese degli ultimi anni. Carboni per difendere l'impero, Benevento per prenderne il potere. Roma Tor Tre Teste, qui oggi si scrive il futuro. Lo scarico di Terriaca all'indietro per Paruzza che prova la botta da fuori, Piancianeschi in angolo. Pagliarini, semina due avversari, Pagliarini entra in area, Pagliarini col sinistro, scavalca Proietti, cossa di testa. Pagliarini è indiavolato, Pagliarini entra in area, Pagliarini finta e controfinta, ancora Pagliarini, il tiro Proietti e solo Marinucci, cossa, devia sul palo. Damiani, fa tutto da solo Damiani, il tiro di Damiani. Terriaca sembra essere molto più veloce, Terriaca va a terra, attenzione, è tutto regolare ma giudicate voi. Paruzza controlla l'interno dell'area di rigore, mette dietro dove c'è Cittadino! 1-0 Roma quando mancano solo 60 secondi alla fine del primo tempo. Dell'aria c'è Paruzza che cerca in profondità e trova Frediani. Frediani finta, la palla al centro, ancora Paruzza! 2-0, anzi no, è fuori gioco, però sembra buona la posizione di Paruzza. Finisce qui il primo tempo. Controlla la palla a Priori che trova il suggerimento al centro dove c'è Marinucci! 1-1 Tor Tre Teste e per la Roma è tutto da rifare. La bandierina a destra va a Frediani, la palla passa al centro, Paruzza, Piancianeschi, ma cosa si è mangiato? Cipriani controlla il limite dell'area, il suggerimento è per Silvestri che prova il tiro impossibile! Il suggerimento al centro, mette fuori Serangeli dove c'è De Palma fitta con il destro, ancora De Palma, Scalvini si immola! Palla è ancora Silvestri che prova di nuovo la battuta fuori e questa volta il tiro è possibile, è entrato Silvestri, porta in vantaggio la Roma ed è il gol che può valere il titolo. Cioffi da fuori! La Tor Tre Teste non ci sta! La finta di Ceccarelli! Ancora Ceccarelli! Piancianeschi con i pugni, non finisce mai! La palla in aria, c'è anche Piancianeschi, esce Proietti con i pugni, potrebbe essere l'ultima azione e infatti finisce qui, fischia il signor Pressano di Latina, la Roma è campione degli allievi fascia B Elite per la quinta volta della sua storia e l'impero rimane giallorosso. Fuck.